Dopo gli interventi di immediata esecuzione mirati a una veloce rinascita dei territori marchigiani colpiti dal sisma, il governo attraverso il commissario straordinario Vasco Errani e la Regione Marche hanno messo a punto misure specifiche per il ripristino o la ricostruzione con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o distrutti. Le misure riguardano immobili con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e anche le unità produttive dichiarate inagibili con ordinanza sindacale emessa a seguito della scheda AEDES o dichiarazione di non utilizzabilità con scheda FAST e successiva scheda AEDES ubicati nei comuni colpiti dal sisma dentro e fuori l'area del cratere. La procedura si articola in soli tre punti essenziali. La scelta di un professionista iscritto all'elenco speciale tenuto dal commissario straordinario, al quale conferire l'incarico per la progettazione e la presentazione di tutti i documenti necessari. La presentazione della domanda di finanziamento all'ufficio speciale a casa del professionista. La comunicazione, sempre all'ufficio speciale, dell'istituto di credito scelto per l'erogazione del finanziamento. Per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di un aggregato edilizio, cioè almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro, viene incentivata la realizzazione di un intervento unitario. In questo caso si presenta un'unica domanda di finanziamento, un unico progetto e si affidano i lavori a un'unica impresa appaltatrice. Una scelta che viene premiata con vantaggiosi meccanismi nella determinazione del finanziamento in relazione al numero degli edifici componenti l'aggregato edilizio. Le spese ammissibili sono coperte al 100%, senza bisogno di alcun anticipo o esborso economico. È importante sapere che la domanda di finanziamento va presentata entro il 31 dicembre 2017 e i lavori devono essere ultimati entro 24 mesi.